In aula due giorni fa dall'opposizione, chiaramente io credo che la soluzione migliore sia il price cap europeo, quindi alleati Francia e Germania, sì, e chiaramente c'è un problema lì perché ci sono delle opposizioni, quindi bisogna trovare delle soluzioni con il resto d'Europa, però c'è una cosa che si può fare subito a livello nazionale, volendo, se l'Europa non è abbastanza veloce, che è il disaccoppiamento tra il prezzo del gas e il prezzo dell'energia. Questa proposta, che tra l'altro era stata fatta anche dall'attuale ministro Cingolani, di disaccoppiamento a livello nazionale, ha una copertura necessaria dalla mia valutazione di 3-4 miliardi per farla fino a marzo, che si possono trovare facilmente anche con i fondi della nuova programmazione europea. Abbiamo impegnato il governo, è stata votata in Parlamento, se non lo fa subito l'Europa facciamolo noi. Presidente, l'ha chiamato il Presidente Emiliano per la questione della Francia? Sì, mi ha chiamato il Presidente Emiliano difendendo quello che aveva detto e quindi gli ho risposto che non avevamo nulla da dirci. Continuo a considerare vergognose le parole di Chiara Emiliano. Meloni, per la Puglia qual è l'obiettivo? Meloni, per la Puglia qual è l'obiettivo? È un attimo, per la Puglia qual è l'obiettivo? Lavoro. Sviluppo, lavoro, infrastrutture, un grande hub energetico che il Sud Italia può rappresentare, sostegno all'agricoltura che qui è ovviamente fondamentale con tutto quello che comporta del Made In, usare i fondi europei e le tante risorse che questa regione sta rimandando indietro per una classe politica che evidentemente è stata incapace a gestirle, dare opportunità.